Für den Beruf Maurer habe ich mich entschieden, weil es mir gefällt, draußen zu arbeiten. Es begeistert einen, wie etwas in die Höhe hochgeht. Als Maurer erlebst du alles auf der Baustelle. Dort hast du mit Holz, mit Beton, mit Bachstein, also eben mit allem. Hallo zusammen, ich bin Leandro und heute zeige ich euch, warum ich den Maurerberuf gelernt habe und aus welchem Grund ich ihn weiterempfehlen würde. Ich bin verschiedene handwerkliche Berufe geschnuppert, unter anderem eben auch Maurer neben dem Zimmermann im Schreiner, und da hat mir Maurer am besten gefallen. In der Schnupperlehre haben mir vor allem die Arbeiter viel gezeigt, aber auch der Polier ist viel vorbeigekommen und hat mir etwas gesagt. Il percorso per diventare muratori inizia di solito con uno stage o due in due diversi periodi dell'anno. Durante lo stage, che nella maggior parte delle aziende dura una settimana, è garantita una supervisione individuale da parte della formatrice o del formatore. I giovani si avvicinano alle attività dei muratori specializzati, svolgono alcuni compiti sotto la supervisione dei professionisti e familiarizzano con il mestiere, il mondo del lavoro e l'impresa formatrice. Il Schnupperlehre war für mich sehr positiv. Ich habe viel dürfen machen und mir ist immer alles gezeigt worden. Le impressioni e le esperienze dei giorni passati vengono annotate dai giovani in un apposito diario. Mir war schon von Anfang an bewusst, dass ich eine Lehre auf dem Bau machen würde. Aber nach der Schnupperlehre als Maurer war mir dann noch klar, dass das der Beruf werden sollte, den ich in Zukunft ausarbeiten möchte. A dipendenza dei diplomi, si può scegliere tra l'apprendistato di aiuto muratore CFT e l'apprendistato di muratore AFC. Entrambe le formazioni di base poggiano su tre pilastri. Le competenze professionali pratiche vengono apprese nell'impresa formatrice. La scuola professionale comprende corsi di formazione professionale e generale, nonché di sport. E le competenze pratiche vengono insegnate nei centri per i corsi interaziendali. Una volta che l'apprendista e l'azienda si sono trovati, firmano il contratto di apprendistato, che definisce l'orario di lavoro settimanale, il salario, le ferie e la copertura dei costi da parte dell'impresa. Dutzmal, als ich den Lehrvertrag unterschrieben habe, war es ein Stolz für mich. Aus dem Grund, ich wäre auch glücklich, dass ich schon etwas geschafft habe, an der Stelle habe. Una volta firmato il contratto, si è pronti a cominciare l'apprendistato. Il primo giorno, gli apprendisti ricevono i dispositivi di protezione individuale. In cantiere, la sicurezza ha la massima priorità, sia durante l'apprendistato, ma anche più avanti, nella vita professionale. La quotidianità lavorativa, durante l'apprendistato, offre una varietà di attività. Oggi il programma comprende la costruzione di muri, la casseratura e il montaggio di elementi prefabbricati. Nuove tecnologie come la robotica, il BIM e i droni sono diventate indispensabili nel settore delle costruzioni. Gli assistenti digitali supportano molte attività e arricchiscono la quotidianità lavorativa. Il Porsche gehe ich einmal in der Woche, am Montag, ist es momentan. Gli apprendisti muratori frequentano le loro lezioni settimanali in 31 scuole professionali in tutta la Svizzera. An der Schule gefällt mir die Abwechslung vom körperlichen Arbeiten zum Kopfarbeiten. Auch wenn es teilweise fast strenger ist in der Schule, man lernt immer etwas Neues dazu, was man auf der Baustelle braucht, wie Beton berechnen oder so. Und das ist immer nützlich. Insegnanti con molti anni di esperienza professionale impartiscono le conoscenze tecniche di base, ad esempio aritmetica tecnica, materiali da costruzione, edilizia, disegno tecnico e conoscenze generali. Mein Hobby ist Handball und da habe ich auch vorne in einer Sportschule ausgeführt. Obwohl ich einen sehr strengen Alltag habe, ist es für mich ein super Ausgleich, am Abend Sport machen, und das brauche ich auch. Ich bin gerne mit anderen Leuten und arbeite gerne mit anderen Leuten zusammen, wie jetzt auch hier beim Maurerberuf. Da musst du immer mit anderen zusammen arbeiten können und kannst mir dein eigenes Ding machen.
In 16 centri didattici in tutta la Svizzera, gli apprendisti frequentano ogni anno corsi interaziendali per 6 settimane. Qui ricevono la documentazione didattica che li accompagnerà durante tutto il periodo di apprendistato. Durante i corsi interaziendali, il focus è posto sul lavoro pratico. Durante il primo corso, gli apprendisti ricevono la loro cassetta per muratori. Essa viene utilizzata per il lavoro pratico su oggetti di allenamento nella successiva vita professionale. Präzises Schaffen ist das Wichtigste, was es gibt auf der Baustelle. Es gibt zwar immer das Gericht, das sagt, man muss nicht so genau arbeiten, aber das stimmt gar nicht, man muss immer genau arbeiten. Sonst wird das Gesamtbild nicht gut. Gli apprendisti discutono il loro lavoro con l'istruttrice o l'istruttore. L'interazione tra la teoria, l'ambiente di apprendimento e la quotidianità lavorativa offre agli apprendisti una grande diversità. Torniamo al cantiere. L'apprendista discute la sua documentazione di formazione con il capo muratore responsabile. Regolare stesura di rapporti e disegni tecnici consolidano quanto appena appreso. E poi si tratta di metterlo in pratica. Es gibt viele schwere Sachen, die man streng auf der Baustelle und da kannst du nicht allein. Da musst du immer das Zweite, das Dritte sein. Aber da ist immer jemand da, der dir hilft. Ohne Spass und Kollegen auf der Baustelle geht es auch nicht so schnell. Und dann schafft es sich auch nicht so gut. In cantiere, gli apprendisti applicano quotidianamente le conoscenze apprese, acquisendo così ulteriori competenze pratiche. A partire dal secondo anno di apprendistato, i muratori possono anche svolgere lavori autonomamente. Sulla base del rapporto di formazione, l'apprendista discute i suoi punti di forza, i suoi punti deboli e i suoi obiettivi con il formatore. Questo è il modo migliore per prepararsi all'esame finale. L'esame finale, sia per le muratrici che per i muratori AFC, sia per le aiuto muratrici e gli aiuto muratori CFP, è suddiviso in più parti. In primo luogo, gli apprendisti sostengono l'esame scritto. Durante questo esame, essi mettono alla prova le loro conoscenze professionali e quelle generali. L'esame teorico orale consiste in un colloquio inerente alla professione tra l'apprendista e due esperti. Dopodiché arriva la parte più importante, l'esame pratico. Gli aspiranti muratori svolgono lavori pratici durante 3 giorni, mentre gli aiuto muratori dimostrano le loro capacità sostenendo un esame di 2 giorni. Gli apprendisti utilizzano tutte le conoscenze e le competenze acquisite durante l'apprendistato. Dopo l'esame finale, gli apprendisti ricevono un attestato federale di capacità o un certificato di formazione pratica. In alcuni cantoni, i muratori possono ricevere un attestato o un altro riconoscimento. Un momento indimenticabile per gli assolventi. Das Schönste ist am Mura, dass du so viele Weiterbildungsmöglichkeiten hast. Da stehen alle Türen offen. Und ich denke, in der nächsten Zeit werde ich dann in Zukunft mal Mura bleiben. Und momentan kann ich mir die Polier sehr gut vorstellen. Du kannst alles lernen, ab dann, wenn du die Lehre abgeschlossen hast. L'apprendistato di muratore è il primo passo di un percorso di carriera con un grande futuro. Un percorso che offre numerose opportunità di formazione e formazione continua. Sei interessata, interessato a un apprendistato nel settore delle costruzioni? Allora visita il sito professioni-costruzione.ch.